Noi già da fine aprile abbiamo istituito un pattugliamento fisso nella zona del Parco della Resistenza, ma del Monumento della Resistenza, stazione ferroviaria, ma anche tutta la zona di via 24 Maggio, tutta lì intorno, insomma, per, come dire, anche lì garantire una nostra presenza che dia anche tranquillità a chi la vive, a chi ci abita, a chi ha delle attività. E da lì poi ci si estende al Parco Miralfiore e anche al centro storico. Centro storico, tutte le zone insomma, che appunto sono oggetto di segnalazione, sempre con l'obiettivo di dare tranquillità insomma, a chi vive queste zone. E poi, naturalmente, quando la situazione lo richiede, intervenire. Dopo l'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, è stato disposto che anche un servizio proprio coordinato con tutte le forze dell'ordine, che si svolge almeno un paio di volte a settimana, e in questo dispositivo rientriamo anche noi e continuiamo, diciamo, a sorvegliare queste zone, a garantire una presenza. Ecco, questo sì. E al parco ci siamo tutti i giorni. Sul fronte telecamere, soprattutto nella zona della stazione sottopassaggio, Monumento della Resistenza, sono state installate nuove Sono state dispositivi. installate e attivate, a questo punto sono già attive e sono le ultime telecamere installate. Sono tre telecamere, due lato 24 Maggio e uno lato via Cardinal Massaia.